Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Tandem. Un saluto da Stefano e un saluto da Gabriele. Oggi facciamo un video in cui parliamo di tutto ciò che non ci piace sui Funko Pop, in sostanza. Sì, abbiamo cercato di riassumere in 5-6 punti tutto quello che ci viene in mente nel mentre quello che appunto non ci piace della Funko inerente al mondo dei pop. Esattamente, ci sono una serie di cose che tutti magari avete notato, che avete in testa e che non avete il coraggio di dire, che qui invece diciamo liberamente, perché insomma uno può avere anche una passione, ma ci sono sempre dei difetti. Sì, ci sono sempre dei punti oscuri che appunto non possono magari piacere a tutti, e questi che andremo a dire sono i nostri. Se poi dopo, alla fine del video, voi non vi trovate, ovviamente ce lo scrivete nei commenti o aggiungete gli altri punti sotto nei commenti. Direi partiamo? Sigla? Partiamo! Sigla! Ehi, hey, benvenuto sul canale Tandem. La prima cosa che mi viene in mente da dire, appunto, tra i vari punti che abbiamo deciso di elencare in questo elenco di nefandezze, che così chiamiamolo, quante parole sto dicendo senza dire nulla, è una super cazzola gigantesca, mio Dio, fermami! È che secondo me esistono dei pop di serie A e di serie B. Nel senso, per esempio, Cenerentola, che è un personaggio importante, è fatta malissimo. Esatto. Altri personaggi magari meno noti sono disegnati benissimo, rifiniti benissimo, quindi serie A e serie B, perché alcuni sono colorati veramente bene, con dei dettagli veramente minuziosi, tipo le stringhe delle scarpe perfette senza colorature, e altri hanno la faccia che va a sciogliersi nei capelli. Sì, veramente sono fatti proprio male, e non dipende neanche dall'anno di rilascio, perché magari escono sempre nello stesso arco di tempo più o meno, non sono le prime versioni. Esclusive fake, cosa vuol dire questa frase, questo insieme di due parole messe così, appunto, una accanto all'altra? Facciamo un esempio, mi alzo e me ne vado, no, mi alzo. E vi faccio l'esempio di questo pop, scusate, adesso rientro nell'inquadratura. Questo pop di Hellraiser, che è stato venduto da Hellraiser, okay, che è stato venduto da Hot Topic, era all'interno di un Mystery Blind Box. Uno l'ha acquistato, come ad esempio nel mio caso io, sottoscritto me medesimo, perché si presume che, essendo esclusiva Hot Topic, lo trovi solo lì e non lo troverai più da perché nessuna esclusiva, parte. Esclusiva Hot Topic, appunto. E invece, tac, l'inculata dietro l'angolo, dopo qualche mese, 2-3 mesi, questo prodotto è tranquillamente reperibile in Europa, senza bollino, ma con magari l'esclusiva di un altro distributore. Magari ti dicono un'esclusiva temporale. E non vi sentite presi per il culo? Un pochino, perché dovrebbero magari specificarlo prima, ecco. E quindi in questo caso, oltre a pagare magari il pop a un prezzo leggermente superiore alla media, spese di spedizione magari per un prodotto proveniente dall'America, in questo caso $20, quindi lo avete pagato 3 volte tanto rispetto a quello che potrebbe essere il costo attuale, visto che si può trovare, ma vaffa al culo. Tornerà. È morto, bastardo! Che cosa intendiamo per pop EU? Intendiamo il fatto che ci sono pochi pop europei, e nello specifico caso volevo dire pochi pop italiani. Cioè non ci sono, sì, proprio zero, zero. Cioè zero. Non c'è una riproduzione di una serie di personaggi comunque noti a livello internazionale di pop italiani. Non si parla di oh, non hanno fatto il pop di quel cantante che mi piace un casino, che canta in provincia di Bergamo. Fa niente, lo capisco. Però non ci sono una serie di personaggi famosi, come appunto non c'è Valentino Rossi, che dicevo mi piacerebbe facesse. Oppure Zucchero, che anche tu avevi nominato. Esatto, ma anche tanti altri, anche non lo so, Ferrero, il signor Ferrero con il suo rock. Ah, pensavo il Kinder, il Funko Pop Kinder. Cazzo che figata però. Ecco, o magari dentro una sorpresa. Sarebbe una figata. Ecco, cazzo, tutti questi. Guarda che quelle idee. Quante idee che riusciamo a partorire in questi 2 minuti di minchiate. Ecco. Comunque non ci sono pop appunto italiani e pochissimi pop europei. Anzi, non mi neanche uno. E questa. E questa è una cosa che ci fa altamente alterare. Sappiamo che la Funko nasce, cresce, matura negli Stati Uniti, però ci piacerebbe un po' più di considerazione. E qua adesso io mi incazzo ancora di più. Perché ho parlato. Sì, perché ho appena parlato delle esclusive fake. E adesso mi prendi quello lì, per favore. Questo? Sì, un Collector Corps a caso, questo qua. Allora, adesso vorrei parlarvi di questi, dei Collector Corps. Perché anche in questo caso io, pirla, ho acquistato queste cose perché? Perché all'interno ci sono dei pop esclusivi, come ad esempio questo Double Pack, in cui ci sono Captain America e Iron Man. E voi dite, cavolo, figato, bello, 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 cavolo, l'hai trovato qua?
si possono trovare figata, da altre parti. Bello, cavolo, figata, sì, cazzo, si possono trovare da altre parti, perché adesso la Funko ha rilasciato la licenza, la distribuzione in Europa dei pop che erano contenuti nel collector box. Però magari qualcuno potrebbe obiettare, faccio un obiettore. No, è giusto. Obietto, dice, però qua hai la scatola, hai la spilla, hai la toppa, hai anche il dozze, anche il fumetto, la maglietta, quindi cazzo che figata, anche il figliere, ma va. Sì, il concetto è chiaro, se uno lo compra solo per l'esclusività del pop, tatam! E quindi in questo caso non vi sentireste ancora presi per i fondelli come le esclusive, no, fake, eccetera. Ma no, il culo, è diverso. E quindi questo è un altro punto a sfavore della Funko, un punto che, come dal titolo, ci fa veramente incazzare. Un pochino sì, ma andiamo pure avanti. Pop insignificante, allora, insignificanti nel senso che magari vanno a riprodurre personaggi di film, serie TV, quello che volete, che non ha avuto un particolare successo, ma appunto, uno dirà, per la legge dei grandi numeri a qualcuno piacerà per forza. Ma il punto è, tipo questo, David Nix, da Tomorrowland, della Disney. Dovrebbe... Allora, primo domanda, chi è? Boh, vabbè, dovrebbe riprodurre l'attore che ha interpretato Dr. House, di cui mi sfugge il nome, ok? Però, prima di tutto... Voi l'avreste mai riconosciuto? Non gli assomiglia per un... Zero! Non gli assomiglia, è insignificante. Poi, ma ovviamente, se il film vi è piaciuto, allora questo ha un significato. Ma che il film era anche carino nel... Sì, però visto, non assomiglia però... all'attore. La Funko produce dei pop di un peso veramente minimo, sì, a discapito di altri che sono magari dei pesi massimi. Magari non ha ancora, magari non ha le licenze, non ha i diritti, eccetera, eccetera. Però almeno se devi fare questo, farlo che gli assomigli. Esatto. Ma poco, ma appena appena, poco. Vabbè, comunque questo personaggio significante. Secondo me questo qua tornerà anche in una classifica che faremo prossimamente. Sì, può essere. Come sesto punto abbiamo voluto tenere per ultimo, ma non per importanza. L'ultimo. Non sappiamo se metterlo o no, però alla fine ci siamo detti. Secondo noi vale la pena inserirlo nelle cose che ci fanno incazzare della Funko. E stiamo parlando in questo caso del box. Esattamente. Quindi della scatola. Questa maledetta scatola. Dentro o fuori dalla scatola? Perché ci fa incazzare il box? Ci fa incazzare perché? Perché visto quello che sono i valori raggiunti da molti Funko Pop ultimamente, sarebbe, diciamo, più corretto per chi li acquista, sì, come sì, collezione, fare dei box magari con un cartone leggermente più spesso. In magnesio. No, sempre in cartone, ovviamente, perché Funko Pop significa che praticamente pop è popolare, quindi è destinato a tutti. Sì, no? Anche perché se fosse di un materiale più pregiato costerebbe, esatto, estremamente di più tutto l'involucro, tutto il personaggio, tutto l'acquisto. E quindi questo l'abbiamo ottenuto per ultimo. Quindi a noi ci fa incazzare. Se siete d'accordo con noi e quindi volete dei box della Funko, dei pop più spessi, scrivetecelo nei commenti. Certamente la Funko potrebbe obiettare, noi abbiamo fatto dei personaggi, sapevamo che sarebbero diventati probabilmente collezionabili, non pensavamo che, insomma, la scatola potesse raggiungere questo, secondo valore me, di nerdaggine allucinante. Secondo me gli è sfuggito di mano, è sfuggito tutto di mano il prodotto. Però la storia della scatola è comunque un dettaglio in queste cose, nel senso, non è così importante, ma ha la sua importanza. Però sarebbe bello, appunto, se fosse leggermente più spessa, in maniera tale da non... tipo ignifuga, idrofoba. Sì. No, no. Io sono andato a depositare in banca nella cassetta di sicurezza una cosa. Sì. Che cosa? La scatola di pop. Va bene, ragazzi, questi erano i punti che secondo noi, appunto, ci fanno incazzare per, esatto, quanto riguardano i Funko Pop. E voi ne avete incazzare altri? Incazzare relativamente, i problemi della vita sono altri, ma così per parlare, certo, ragazzi, noi facciamo questo. E quindi se voi ne avete altri o ve ne sono venuti in mente altri guardando questo video, scrivetelo nei commenti e fateci sapere. Come ci ricorda qualcuno, ogni volta che vi guardo mi fate venire freddo, e in effetti fa freddo. Sì, ragazzi, oggi stiamo soffrendo le pene dell'inferno, io ho la bull dell'acqua calda sotto le palle. Io ho un calorifero qua, ma va bene lo stesso. Va bene, ragazzi, era tutto per oggi e vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di andare sulla nostra pagina Facebook, iscrivervi perché i contest sono sempre dietro una... Oh, cazzo, un contest! Va bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!